La definizione burattinai e ribelli viene spesso usata dai progettisti di mostre e musei per riferirsi all'eterna lotta tra chi allestisce le esposizioni tentando di condurre il visitatore lungo un certo percorso con una specifica sequenza logica, che sarebbe quindi il burattinaio, ed il visitatore che, più o meno inconsciamente, sembra voler fare di tutto pur di non seguire quel percorso, il ribelle appunto. Non si tratta semplicemente di seguire o meno le regole, ma del rischio di fallire l'intento comunicativo alla base del progetto, che il messaggio, insomma, vada perso per strada. Una difficoltà a farsi capire che però non si limita affatto al solo percorso museale e alla metafora dei burattinai, ma interessa ogni aspetto della comunicazione. Per quanto ci si impegni ad essere chiari e semplici, certe volte sembra davvero che la gente faccia di tutto per non capire. È un'esperienza frustrante che nel quotidiano sarà capitata ad ognuno di noi e che, se approcciata nel modo sbagliato, può spingerci a concludere che stiamo avendo a che fare con degli idioti. Se però noi possiamo anche accontentarci di questa risposta, lo stesso non vale per chi lavora nei musei. Se anche la comunicazione più semplice può fallire, se la gente sembra non capire ciò che per noi è chiarissimo, allora c'è un problema da studiare e risolvere. E proprio i peggiori casi di comunicazione fallita possono rivelarsi degli interessantissimi casi studio capaci di aiutarci a migliorare non solo i nostri musei, ma, volendo, anche il nostro approccio con il prossimo. Un breve disclaimer. Gli esempi che userò in questo video riguardano musei scientifici perché sono quelli più calzanti per esprimere i concetti che mi interessano ed anche se formalmente tratto di archeologia, quando si parla di comunicazione nei musei, la distinzione tra esposizioni scientifiche, storico-archeologiche o artistiche ha poca importanza. Andando al sodo, se siamo in cerca di casi di fallimento nella comunicazione, la mostra Food for Thought fa esattamente al caso nostro, perché, da questo punto di vista, si potrebbe quasi considerare una catastrofe. La mostra permanente Food for Thought, The Sainsbury Gallery, è stata allestita nel Science Museum di Londra nel 1989, con lo scopo dichiarato di aiutare le persone a capire l'impatto della scienza e della tecnologia sul nostro cibo. Senza dubbio un lavoro molto utile se si pensa che già da molti decenni il mondo dell'alimentazione subiva repentini stravolgimenti grazie alle nuove tecnologie e che la grande massa dei fruitori spesso poco o niente sapeva di tutto ciò, col rischio di non avere poi la capacità di analizzare in maniera efficace le nuove problematiche che, necessariamente, sarebbero emerse da un mondo così complesso. Diciamo pure che, se si fossero fatte più mostre di questo tipo, forse oggi Dario Bressanini, che tanto si sta impegnando per promuovere un approccio più maturo al mondo dell'alimentazione, avrebbe avuto la vita più facile. L'esposizione, rimasta attiva per ben 10 anni, copriva una superficie di 810 metri quadrati divisa in quattro tematiche principali: il cibo ed il corpo, il cibo nell'industria, il cibo in casa, il commercio del cibo. Era pensata per essere comprensibile ad un pubblico quanto più vasto e variegato possibile, evitando gergo tecnico e facendo largo uso di strumenti interattivi che potessero consentire la comprensione attraverso la partecipazione diretta. Un'ottima premessa, insomma, ma che risultati ha ottenuto questo enorme lavoro? Ha realmente consentito a chi ha visitato la mostra di percepire la complessità di cambiamenti che ci interessano così da vicino? Una domanda dalla risposta a dir poco difficile, già solo per la difficoltà a reperire i dati da elaborare. In effetti, come si fa a valutare l'efficacia di un museo? Esiste un settore apposito della museologia definito Visitor Studies, studi sui visitatori, che si interessa proprio di capire l'effetto che una data esposizione ha su chi la sperimenta, studiandone i comportamenti durante il percorso o attraverso interviste.
Analisi del genere, magari da alcuni ritenute fastidiose ed invadenti, sono però fondamentali per capire punti di forza e debolezza della comunicazione museale, permettendo così di avere allestimenti migliori in futuro. Nel caso di Food for Thought vennero effettuate un totale di 123 interviste della durata media di 20 minuti, tutte fatte a visita terminata, chiedendo all'interessato di descrivere la mostra e le sue tematiche. Le risposte sono state poi confrontate con gli obiettivi comunicativi dell'esposizione. E com'è andata quindi? Beh, non benissimo per una mostra che voleva raccontare gli sviluppi del rapporto tra scienza e cibo. Secondo la maggioranza delle risposte, infatti, l'esposizione parlava della storia del cibo o del mangiar sano, mentre la parola scienza non compariva affatto. E le cose non migliorano scendendo nei dettagli. Chi riteneva che la mostra parlasse del mangiar sano proseguiva affermando che le esposizioni spiegavano quali cibi fossero buoni e quali cattivi. Peccato che fosse stato scritto esplicitamente che non esistono cibi di per sé buoni o cattivi, ma dipende dall'uso che se ne fa. Gli allestitori avevano tentato di mandare un messaggio di responsabilizzazione usando un concetto come quello di scelta, ed avevano provato a sfumare la comune visione bianca e nera dell'alimentazione insistendo sull'idea di equilibrio. Ma secondo molti visitatori, nella mostra veniva detto cosa fosse giusto mangiare e cosa fosse sbagliato. Verrebbe quasi da chiedersi se si stesse parlando della stessa mostra. A questo punto, visto che da parte degli intervistati il tema della scienza non veniva nemmeno sfiorato, venne esplicitamente chiesto se la mostra trattasse di scienza, per capire se fosse passato almeno uno dei messaggi cruciali. Ovvero che la scienza non è qualcosa di noioso e relegato nelle università e nei centri di ricerca, ma al contrario la scienza è ovunque in ogni aspetto della vita quotidiana e, per giunta, può essere anche molto divertente. Le risposte, però, temo traumatizzarono a vita gli allestitori. Solo una stretta minoranza, infatti, ritenne che l'esibizione fosse scientifica, mentre la gran parte degli intervistati rimase perplessa, aprendo discussioni nel gruppo dagli incerti risultati. In diversi casi, poi, non ci furono proprio dubbi. La scienza è ben altro, è la chimica e la fisica che si studia a scuola, è roba seria. Davanti a risultati del genere, si potrebbe tranquillamente dire che gli allestitori fallirono i loro obiettivi in maniera spettacolare. Se le persone, dopo una o due ore di visita, se ne vanno avendo frainteso proprio i concetti chiave dell'esposizione, allora a cosa è servito tutto questo lavoro? Verrebbe seriamente da pensare che, forse, non vale neanche la pena investire in un tipo di comunicazione così inefficace. Spoiler, ne vale la pena e come, e proverò a spiegarvi perché. Di chi è la colpa dei fallimenti di Food for Thought? Erano gli allestitori incapaci oppure i visitatori stupidi? La domanda, posta in questo modo, ovviamente non ha senso. I curatori potevano fare di meglio, questo è sempre valido, ma in generale hanno fatto un ottimo lavoro. E ciò non di meno non è neanche colpa dei visitatori. Il problema è nel come è strutturata la nostra mente, con i suoi immaginari, le sue aspettative ed i suoi preconcetti. Prendiamo le risposte relative al tema della mostra. Molte persone hanno risposto che l'esposizione raccontava la storia del cibo invece del suo rapporto con la scienza, semplicemente perché la maggior parte dei musei racconta la storia di qualcosa. Che sia la vita di un pittore attraverso le sue opere o gli eventi di un sito archeologico mostrando i suoi reperti, siamo abituati ad esposizioni con un filo narrativo strettamente legato alla linea del tempo. Non è un caso, il nostro cervello è particolarmente bravo a recepire informazioni elaborate in forma di storie ed i nostri mezzi di comunicazione si sono adeguati di conseguenza. Può succedere così che si finisca per riadattare in forma di storia anche ciò che seguiva un percorso per tematiche.
Bisogna anzi dire che la mente dei visitatori fece in certi casi un ottimo lavoro di riadattamento. Quando si passò alle domande approfondite chiedendo di raccontare la visita, chi aveva letto la mostra come una storia selezionò tutte le parti che potevano essere utili a quella visione, come le ricostruzioni delle cucine antiche o la storia dei costumi alimentari. Chi invece aveva interpretato la mostra come un decalogo del mangiar sano, finì per elencare solo le vetrine dedicate alla salute, ignorando tutto il resto. Un complesso lavoro di selezione e riordinamento, fatto in tempi rapidissimi dal nostro cervello e praticamente in automatico, allo scopo di adattare ciò che si sta vedendo a quello che già si conosce. Questo è ancora più valido quando si affronta la questione cibo buono e cibo cattivo, forse il massimo fallimento di tutta la mostra. Come detto, nonostante i testi si sforzassero a spiegare che non esistono cibi buoni e cattivi, molte persone affermarono che lì veniva insegnato esattamente il contrario. Non è che semplicemente non avessero capito, la difficoltà ad abbandonare il concetto di cibo buono e cibo cattivo è strettamente legata al fatto che la nostra società fa dell'idea di bene e male un punto cardine. Un concetto che forse troppo spesso, per comodità, finiamo per semplificare in una lista di cose buone e cattive. Un'idea del genere non è una semplice nozione che possa essere rimossa di punto in bianco, è un sistema di analisi del mondo che va a comporre la struttura stessa del nostro modo di pensare. Non si adatta al mondo, al contrario, adatta il mondo a sé. Lo stesso ragionamento si può fare per l'intenzione dei curatori di impostare pannelli e vetrine in modo da allontanarsi quanto più possibile dall'idea di una lezione da imparare a memoria e di fornire invece dei punti di vista, capaci di ampliare lo sguardo di chi osserva per stimolarne lo sviluppo di ragionamenti in maniera autonoma. Non a caso, il nome della mostra è un gioco di parole traducibile come cibo per la mente o spunto di riflessione. Anche in questo caso, in molti hanno travisato il senso della comunicazione, finendo per dire che l'esposizione diceva cosa è giusto mangiare. Ed anche in questo caso, perché veniamo cresciuti in sistemi, che siano la famiglia, la scuola o il lavoro, dove lo sviluppo di ragionamenti autonomi tende ad essere disincentivato a favore del semplice trasferimento di nozioni e ragionamenti preconfezionati, meno stimolanti per chi impara, ma più facili da gestire per chi insegna. Ci si abitua talmente tanto a questo approccio che, anche quando saremmo liberi di ragionare per conto nostro, finiamo per essere noi stessi a rimetterci sui binari che conosciamo così bene e che ci sembrano così rassicuranti. Quando finalmente ci rendiamo conto di quanto questi modi di ragionare siano profondamente radicati in noi, diventa subito chiaro che sarebbe folle pretendere di ribaltarli completamente semplicemente passando un paio d'ore al museo. Questo vuol dire che ognuno resterà sempre chiuso nella propria visione del mondo e che non c'è modo di cambiare le cose? Ovviamente no. Non solo le menti possono cambiare, persino le più testarde, ma lo fanno di continuo, solamente non alla velocità che vorremmo noi. Più i concetti divergono da ciò che già sappiamo, più ci vorrà tempo ed impegno per assimilarli, ed in certi casi, persino quando siamo ben disposti verso una nuova idea, possiamo finire per ritrovarci, senza volerlo, a ragionare al solito vecchio modo. Ed è normale, perché cambiare non è facile. Per quanto ciò sia frustrante e nonostante l'umanità abbia bisogno di reagire rapidamente alle sue sfide, il risultato sulle grandi masse di persone si può ottenere solo lavorando con costanza sul lungo termine. Prima faremo pace con questa idea, meglio sarà, perché l'alternativa è quella di chiudersi ognuno nella propria bolla di convinzioni. Per questo, nonostante l'apparente inefficacia immediata di Food for Thought, iniziative del genere sono fondamentali, proprio perché concetti e punti di vista nuovi, per essere assimilati, devono gradualmente permeare la società su vari livelli. Se in una vita passata a memorizzare nozioni incontro un solo supplente che mi stimoli al ragionamento, o faccio appena una rapida visita ad una mostra capace di stuzzicare la mia mente,
quando mi rituffero nella quotidianità, mi sarà facilissimo dimenticarmi di queste esperienze. Riepilogando, il visitatore, esattamente come chi legge un libro o guarda un video, non è una scatola vuota da riempire di insegnamenti, ma arriva già con un suo personale bagaglio di nozioni e modi di ragionare, e chi cerca di comunicare qualcosa, che sia un museo con centinaia di metri quadrati di allestimento o un divulgatore su internet, farebbe meglio a non aspettarsi risultati strabilianti di punto in bianco. Di norma, più il concetto comunicato diverge dal background di chi lo riceve, più sarà facile che vada perso o deformato. Quello che si può ottenere sul breve termine è di far scoccare una piccola scintilla, che eventualmente può preparare la strada ad un futuro ampliamento degli orizzonti e che può manifestarsi attraverso il dubbio che inizia ad intaccare le certezze. Nel caso della mostra londinese, qualche volta il dubbio è nato quando si è chiesto se quella appena vista poteva essere considerata scienza. Tra coloro che erano partiti da un assunto tendenzialmente negativo, nessuno ha stravolto il proprio pensiero affermando che sì, la scienza può essere anche divertente, ma la contraddizione di trovare una mostra divertente ed accattivante in un'istituzione come il Museo della Scienza ha fatto scoccare un dubbio che ha costretto perlomeno ad un riassestamento delle proprie idee, ad esempio ammettendo che possono esistere vari livelli di scienza, una alta e seria ed un'altra più bassa e divertente. Una piccola sfumatura nella visione monolitica di un individuo, ma una grande conquista per la museologia. Ancor più perché si tratta di una conclusione conquistata ragionando e dibattendo, e non attraverso nozioni imparate a memoria. Il caso del Science Museum ovviamente non è l'unico che abbia mostrato le difficoltà che si possono incontrare nella comunicazione. Ad esempio, il nostrano Museo dell'Antartide ha mostrato come i nostri preconcetti possano dar vita ad aspettative capaci di incidere anche pesantemente sulla nostra percezione. Il Museo dell'Antartide, con sede a Trieste, Genova e Siena, ha come scopo quello di raccontare le esplorazioni sul continente attraverso reperti originali e ricostruzioni, tra le quali spicca, nella sede di Trieste, un diorama con l'intera poppa della Endurance, veliero norvegese protagonista di capitoli avventurosi ad inizio Novecento. Proprio in questa sede, pochi anni dopo l'apertura nel 2004, venne svolto uno studio sui visitatori, questa volta facendo alcune domande prima dell'ingresso al museo ed altre alla fine della visita. Le interviste all'entrata vertevano su quali interessi o curiosità spingessero le persone a visitare la struttura. Essenzialmente, il fascino di una terra desolata caratterizzata da ghiaccio, freddo e pinguini. Queste risposte mostrarono come l'immaginario dei visitatori riguardo l'Antartide fosse limitato a pochi concetti stereotipati, che non contemplava affatto la ricerca e l'esplorazione, e che in più di un caso finiva anche per trascinare dalla parte opposta del mondo orsi polari ed eschimesi. All'uscita, solo metà delle persone intervistate mostrò di aver ampliato la propria visione dell'Antartide, considerando esplorazioni e ricerca scientifica una parte integrante del fascino del continente, mentre l'altra metà continuò a limitarsi agli stessi concetti espressi durante la prima intervista. In fondo, però, non dovremmo stupirci troppo. Le persone arrivano con i propri specifici interessi e suscitare in qualcuno nuove curiosità non è impresa da poco. A mio avviso, il 50% può essere considerato un ottimo risultato. Il rischio qui è che l'immaginario creato con il nostro bagaglio di preconcetti vada a formare aspettative infondate capaci di rovinare il piacere della visita. Particolarmente interessante nel caso triestino è la frustrazione espressa da molti nel notare che nell'esposizione non venisse riservato adeguato spazio ai pinguini, ignorando palesemente il fatto che la mostra parlasse d'altro.
In effetti, quello dei pinguini era uno dei temi più ricorrenti nell'immaginario dei visitatori. Il documentario La marcia dei pinguini aveva riscosso un gran successo proprio in quegli anni e, bisogna dire, lo stesso museo mostrava all'ingresso la gigantografia di un pinguino. Un caso di clickbait museale, potremmo dire. L'aspettativa sui pinguini, insomma, era tanta, e molti, in attesa di vedere le star del momento, finirono per non godersi appieno ciò che l'esposizione aveva realmente da dare. Gli intoppi che possono inficiare la comunicazione, insomma, sono innumerevoli, ma questo non toglie che ogni volta che si prova si fanno sempre dei passi avanti. Rispondendo a fine visita, ad esempio, praticamente tutti usarono una varietà di termini e di immagini significativamente più ampia rispetto a quelli dell'intervista precedente, dimostrando di avere una visione un po' più ampia e complessa di un continente che non è solo un ammasso di ghiaccio e pinguini. Chi non vorrebbe che il proprio messaggio venga capito alla perfezione da tutti quelli che ascoltano? Le difficoltà che invece si incontrano praticamente sempre durante questo percorso possono facilmente spingerci a rinunciare all'impresa o ad accontentarci del gruppo che ci ha subito dato ragione. Di solito però chi fa parte di questa cerchia già condivideva almeno in parte la nostra posizione e, per quanto sia sempre gratificante avere un responso positivo, è probabile che in questi casi il nostro lavoro abbia fatto ben poco. Comunicare qualcosa di realmente nuovo, inteso come diverso dai preconcetti di chi ascolta, è un lavoro ben più lungo e complesso, che deve necessariamente partire da rispetto e fiducia reciproci. Ma proprio per questo è il lavoro che di più meriterebbe il nostro impegno. Nonostante abbia usato una mostra del Science Museum di Londra e del Museo dell'Antartide di Trieste per parlare di fallimento della comunicazione e mi sia spinto ad usare il termine catastrofe per aggiungere un minimo di pepe alla storia, ci tengo a sottolineare come nessuna delle due costituisca un esempio negativo nel mondo della museologia. Anzi, se non ho potuto usare altri esempi, che magari sarebbero stati anche più succosi, è perché sono ben poche le istituzioni disposte ad investire negli studi sui visitatori, essenzialmente perché pochi sono interessati a mettere in discussione il proprio lavoro. I pochi studi sui visitatori che si fanno di conseguenza hanno un grande valore e, magari, se vi dovesse capitare di imbattervi in qualche domanda durante la prossima visita ad un museo, provatela a vedere come una bella occasione per contribuire alle future mostre. Anche se mi sono voluto concentrare sulle problematiche legate ai nostri preconcetti e al modo in cui strutturiamo i nostri ragionamenti, non tutti gli intoppi della comunicazione vengono dalla nostra testa. Nella mostra londinese, per esempio, è stato notato come un incentivo a recepire le informazioni come giuste o sbagliate sia stato fornito, involontariamente, proprio dalle esposizioni interattive. Queste, che permettevano tra le altre cose di creare la propria piramide alimentare o di calcolare le calorie assunte e consumate, hanno un grande impatto proprio a causa della possibilità che si dà al visitatore di partecipare attivamente, ma l'effetto collaterale è che prevedono interazioni corrette ed interazioni sbagliate, incentivando chi le usa a finire sui soliti binari del giusto e sbagliato. Al contempo, tutta la discussione che invitava a non leggere il cibo come buono o cattivo finiva per ritrovarsi relegata al solo testo scritto sui pannelli, un medium di certo non ignorato, ma che ha un impatto molto minore rispetto alle esposizioni interattive. Per rimanere in ambito alimentare, potremmo dire che, come in cucina, anche nei musei non esiste l'ingrediente miracoloso che rende tutto buono, ma è sempre questione di equilibrio e, neanche a dirlo, di gusto personale.